si sta allargando sempre di più la problematica legata alle non conformità di potabilità riscontrate nelle fontanelle pubbliche di Pescara. Nel 2016 sulle fontanelle del capoluogo adriatico sono stati effettuati un centinaio di controlli con solo una non conformità. In questo mese di settembre invece sono stati rilevati 7 sforamenti dei parametri, scrive in un comunicato il Forum dell'Acqua. L'associazione ambientalista ha chiesto alla ASL un controllo ARTA allargato anche alle utenze domestiche e commerciali. Il timore è che la non potabilità dell'acqua possa raggiungere le case. Al momento le fontanelle interessate da provvedimenti di chiusura sono 6, in via Scarfoglio, in via del Santuario, in piazza Grue, all'Aurum, alla caserma Cocco e al parco Falcone. L'amministrazione comunale, dal canto suo, ed in particolare con l'assessore Di Carlo, sta monitorando costantemente la situazione e, dice il vice sindaco Antonio Blasioli, per il momento non ci sono rischi per i rubinetti di abitazioni ed esercizi commerciali. Abbiamo interdetto l'utilizzo di queste fontane alla cittadinanza e l'abbiamo fatto a titolo precauzionale. Chi sta seguendo questo lavoro è l'assessore Di Carlo, che è l'assessore all'ambiente, che si occupa appunto di questa delega, ci sta lavorando quotidianamente da ieri. È un lavoro costante anche in aiuto a quello che ci comunica la ASL e l'ARTA. Voi dovete sapere che il Comune, nel momento in cui riceve delle analisi che vengono svolte dalla ASL e dall'ARTA, deve assolutamente ottemperare. L'ACA nello stesso tempo sta prelevando l'acqua insieme alla ASL in tutte le fontanelle di Pescara, quindi non soltanto in queste 6 che sono state interdette, quindi a breve potremo avere, diciamo, dei dati che riguardano tutte le fontanelle. Nel frattempo, appunto, a titolo precauzionale e per la salvaguardia della salute dei cittadini di Pescara, queste fontanelle sono state interdette all'utilizzo. Allo stato attuale, da quello che potete dire e che sapete, ci sono problemi anche per l'acqua che arriva nelle case? No, allo stato attuale l'ACA ci dice che non ci sono questi problemi per quanto riguarda le utenze, diciamo, domestiche, però il controllo è costante, questo è un tema molto molto delicato e abbiamo chiesto appunto all'ACA anche di fare dei prelievi all'interno delle abitazioni.